saluti, sono qua alle cave di Baggio, non c'è nessuno, veramente bello alle cave di Baggio, pochi metri da casa mia, un gruppo musicale che ora vi faccio ascoltare, ricorda il mio senso di girovagare che ha cominciato esattamente 40 anni fa, nel 1980, e tuttora sono 40 anni che io faccio il viandante. Ora vi faccio sentire il gruppo musicale che mi piace tantissimo. Intanto vi faccio vedere le cave di Baggio. Eccola lì. La chiesina dei sei... Non è la chiesina. È la casetta dei sette nani. Eccola lì. Guardare che bel cielo oggi. Che bello. Aldo si incammina. Si incammina verso la metro Lilla. Che riparto per la Brianza. Faccio 3 chilometri a piedi nelle cave di Baggio, sono stupende, veramente belle. Io amo questa zona che l'ho scoperta da pochi anni mediante l'inserzione a Brera di un pittore il quale mi ha detto: prova a vedere il senso naturalistico delle cave di Baggio, com'è bello, ti senti a tuo agio nella possibilità di disegnare, di fare tanti quadri. Bel verde, io rimango, però il mio senso è sempre di girare e quindi vado verso la metro Lilla per proseguire poi in un viaggio oggi nella mia bella Brianza, dove ho sede di una casa del casello ferroviario e che io posso soggiornare. Gli Abba mi piacciono, poi farò vedere anche in queste cave di Baggio 5 laghetti che ci sono. Ora mi incammino piano piano perché io sono un girovago. Un attimo di silenzio per riflettere che la vita mia ha una percorribilità di un sentiero dove lo scorgere delle parti lacustri vive in me un sentimento omogeneo a me stesso. Eccolo là, un laghetto delle cave di Baggio di fronte a me. C'è anche un'isoletta lì, è percorribile la discesa e entrare nel bosco intenso. In quella cava di Baggio, una delle 5. Vi saluto da Aldo.